Amici del Tempio, oggi non vi porto indietro di molto tempo, ma vi voglio portare lo scorso 31 marzo 2021 per un'inchiesta spinosa, per una questione successa in un dojo durante la fase di allenamento, non fra due persone normali, ma tra un grandissimo sensei famoso nel mondo e una grandissima campionessa di Kumite. Cosa è successo fra loro? Addirittura una questione molto spinosa che porterà davanti a un comitato investigativo di una famosa federazione di karate mondiale. Due persone, vi dicevo, molto particolari. Uekusa Ayumi. 28 anni più 68 kg, vince per 4 volte consecutive il titolo nazionale di Kumite in Giappone, assicurandosi il posto per le prossime Olimpiadi di Tokyo. Dall'altra parte, un grandissimo maestro, un grandissimo sensei, Kagawa. Vi lascio un link in descrizione su un'ottima biografia che ho fatto del grande maestro. Kagawa non necessita di presentazioni. Un genio, un numero uno mondiale. Capo istruttore della Taekyo University, che è l'attuale base di allenamento della campionessa Uekusa. C'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non quadra, qualcosa di brutto è successo tra i due. Si è rotto l'incantesimo, il classico incantesimo di collaborazione tra maestro e allievo. Uekusa accusa il maestro Kagawa di abusi, di presunti abusi per molestia di potere, un termine famoso in Giappone che rappresenta abusi di potere, bullismo su luoghi di lavoro, club e ambiti sportivi. Un'accusa molto pesante che porterà addirittura la Taekyo University a mettere su un'inchiesta investigativa. Quindi la Taekyo University dà luogo a un comitato investigativo sulla questione. Viene coinvolta anche la JKS, che è l'attuale federazione del maestro Kagawa, si conduce un'inchiesta che però porta alla soluzione completa del maestro. Dicono che è normale allenarsi, è normale che possano succedere certi tipi di incidenti. Uekusa non è d'accordo, perché lei denuncia il maestro perché abusa con lo shinai di colpire ripetutamente e in maniera violenta i suoi allievi. Lei denuncia addirittura a distanza di mesi indietro un colpo all'occhio sinistro, e però non solo questo, anche abusi psicologici anche al di là dei luoghi di allenamento, uno stress continuo da parte del maestro per pronarla, per trovare il meglio di lei in fase di kumite. Però questi abusi iniziano a essere pesanti, la ragazza non si ferma qua. Nonostante la soluzione da parte dell'università, il 31 marzo i due si trovano davanti a una commissione molto 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 più pesante. Arriviamo alla data fatidica, il 31 marzo. Il 31 marzo cosa succede? La ragazza, la campionessa, non si accontenta della soluzione da parte dell'università, ma coinvolge addirittura la JKF, Japan Karate Federation. Il 31 marzo entrambi si presentano davanti alla commissione etica della federazione. Il maestro Kagawa presenta le sue dimissioni per finire la questione, dice: la finiamo qua, mi licenzio, esco fuori. La JKF non le accetta, ma licenzia il maestro dai suoi incarichi federali. Quindi una sconfitta da parte del sensei Kagawa, da parte della federazione. Viene addirittura allontanato per pratica pericolosa ed ostinazione ad essa. Seguiranno dei post che supporteranno il maestro, post da parte di vecchi e nuovi allievi del maestro, dicendo che è impossibile che Kagawa sia così visto come un mostro, come uno che è un po' troppo violento nella pratica del kumite. Chi scrive questi post? Niente di meno che la ex campionessa Miyahara. Yes! Dove difende il grande maestro, dove dice che ha un riconoscimento immenso per tutta la vita, per tutto quello che ha fatto il maestro per lei. Seguirà anche Toyama e Daisuke Watanabe, entrambi scriveranno molti post a favore del maestro e non riescono a capire cosa possa essere successo. C'è qualcosa di più da dire, c'è qualcosa che non quadra. Seguitemi.
Chi ha avuto possibilità di allenarsi con maestri giapponesi sa cosa sto per dire. Sappiamo tutti che gli allenamenti con i maestri giapponesi o addirittura anche altri tipi di maestri, non per forza giapponesi ma anche occidentali, sono sempre tosti. Se andate a fare karate dove fanno veramente il karate serio e a certi livelli, si sa che il karate è tosto, è dura, l'allenamento sono molti duri. Figuriamoci per una campionessa che vince 4 volte i campionati mondiali, non di kata ma di kumite, quindi persone abituate al colpo, a prendere colpi, a darci dentro, a fare allenamenti veramente tosti, c'è qualcosa che non quadra. Perché questa campionessa a distanza di mesi denuncia il maestro, prima mi ha fatto male all'occhio, mi continua a darmi addosso. Cosa è successo? È cambiato il karate? È cambiata la società? È cambiati i metodi? Forse Kagawa usa ancora metodi un po' ortodossi che magari i giovani d'oggi non vanno più giù? C'è qualcosa che non va, sta cambiando il karate, è cambiate le persone, è cambiata la società, non si sa. Comunque sia, la cosa è strana che un'allieva di kumite, come ripeto, e non di altre cose magari soft o light, denunci il maestro perché gli dà un po' addosso, perché la sprona, dai, devi vincere, devi darci dentro, non fermarti, vai avanti, non mollare, e poi magari con lo shinai può essere che l'abbia colpita magari non volendo, ma accidentalmente l'abbia colpita. C'è qualcosa che non va, oppure Kagawa veramente c'ha un po' il vizio di darci un po' troppo addosso. Fatemi sapere nei commenti, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate di questa situazione. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale. Aspetto veramente i vostri commenti e le vostre opinioni. È cambiato il karate? È cambiata la società? È cambiata la mentalità? Eppure siamo in Giappone, dove tutto è molto ligio, dove la sopportazione fisica è storica, dove le punizioni corporali c'erano fino a poco tempo fa, addirittura anche negli uffici pubblici e privati. Quindi fatemi sapere la vostra opinione, ne sarei veramente grato. Lasciate un like, iscrivetevi al mio canale e ciao dal Tempio Massimo.